Vorrei ringraziare innanzitutto tutti i presenti e il comitato organizzatore per questo invito che mi onora. Ma il mio ringraziamento va in particolare al direttore scientifico Michelina Borsari, ai membri del comitato scientifico Remo Bodei e Tullio Gregori e all'assessore alla cultura del Comune di Modena per questa così deliziosa presentazione che è Roberto Alperoli. Grazie quindi sin dall'inizio di questa mia relazione, che è intitolata, come si diceva, La scomparsa dei giocattoli e il disincanto della nostra vita, e procede per tre spezzoni. Da una parte una ricostruzione storica del giocattolo, di quello che è stato il giocattolo, di quelli che sono oggi nonni e genitori rispetto al giocattolo dei bambini, degli attuali bambini. Poi ci sarà una parte invece di tipo filosofico-psicanalitico e infine il discorso si centrerà un po' sui bisogni, i desideri e le risorse dei bambini che hanno perso i loro giocattoli nel recente terremoto di maggio. C'era una volta l'infanzia. Quando evoca la propria infanzia, la maggior parte delle persone si sofferma con evidente piacere a descrivere i propri giocattoli, come se in quelle piccole cose fossero racchiusi il senso e il gusto di esperienze irripetibili e preziose. L'infanzia è nostalgia. Vi sarà capitato di ascoltare dei bambini di 3 anni che dicono «quando ero piccolo», consapevolezza di un tempo passato, di un mai più, su cui si stagliano a tratti vividi amarcord. Se mi permettete, vorrei soffermarmi un momento su un piccolo ricordo della mia infanzia. I miei primi anni sono trascorsi non lontano da qui, a Villimpenta, un paese del Mantovano, al centro di ampie risaie, su cui si riflettevano i ruderi di un suggestivo castello dei Gonzaga. Molti conoscono questo paese per la sagra del risotto. Con gli occhi del ricordo vedo la grande cucina degli zii e allineati sulla base del camino i pochi bilin, i giocattolini che l'epoca concedeva ai bambini non abbienti. Una bambola col viso di cartapesta, un carillon a manovella, un acciarino che sprigionava scintille colorate, alcuni pentolini di alluminio e forse qualcos'altro che la memoria non ha conservato. La scarsità rendeva quelle povere cose, come scrive il poeta Giovanni Raboni, un reliquiario del poco. Gli altri, i bambini poveri, non avevano neppure quello e i giocattoli se li inventavano, assemblando con ingegnosa improvvisazione materiale d'accatto. Un ramo diventava una fionda, uno scolapasta fungeva da elmo, non a caso lo scolapasta è al centro del manifesto di questo festival, una scatola da carrettino, una scopa da cavallo, i noccioli di pesca venivano utilizzati come pedine e in terra si scavavano buche per le biglie, piste per i tappi di birra con cui fare il giro d'Italia e con i sassi si costruivano fortini. D'altra parte ogni cosa può trasformarsi in giocattolo se è investita dalla fantasia e animata da esigenze interiori. Dapprima i bambini giocano per l'impulso istintivo di prepararsi ai compiti essenziali della vita, sopravvivere e diventare genitori. In seguito sono motivati da un desiderio molto più complesso, che è quello di vedersi vivere fuori di sé, di divenire soggetti della propria storia. Una storia che ciascuno di noi vuole piena di senso, meglio se eroica e straordinaria. I giochi di fantasia messi in scena dall'immaginazione sono le prime manifestazioni di quello che Freud chiama l'io ambizioso, l'istanza che ci induce a prospettare per quanto possibile realizzare una esistenza degna di essere vissuta e di essere narrata. Da questo punto di vista non c'è nulla di più serio del gioco e di più significativo dei giocattoli, no? Si suol dire che il gioco è il lavoro dei bambini. La creazione di sé, il mettersi al mondo una seconda volta, avviene proprio dando forma alla fantasia, figura ai sogni, incidenza all'agire.
Anche i cuccioli degli animali giocano. Riconoscono negli oggetti che trovano intorno a sé dei possibili giocattoli e li usano per addestrarsi. Per tutta l'estate Pino, il gattino di casa, si esercitò attaccando e schivando un ramo ritorto a lottare contro i serpenti e facendo rotolare una pigna a cacciare i topi. Ma per gli animali tutto finisce lì, la maturità conclude il giocare. Per gli umani invece la faccenda, come dicevo, è molto più complessa, perché noi abbiamo una storia, siamo la nostra storia. E i racconti che intrecciamo intorno ai giocattoli con la fantasia anticipano il futuro e per certi versi lo determinano, per la tendenza delle previsioni ad autoverificarsi. Non è la stessa cosa se un bambino preferisce la palla, la spada o i giochi da tavola e una bambina gioca alle mamme piuttosto che alle signore. Non lo sa, ma sta anticipando il suo domani. Già Goethe ammoniva le fanciulle: attente a quello che sognate, i sogni non sono innocui, potrebbero realizzarsi. Un tempo i desideri dei bambini erano pochi e omogenei, per le femmine fare la mamma, per i maschi fare la guerra. Da una parte bambole e pentolini, dall'altra spade e soldatini. Ma nonostante quegli elementari obiettivi, ognuno giocava a modo suo, proiettando sugli oggetti paure e speranze, impulsi d'odio ed amore, creatività e distruttività. Era frequente che i bambini, proprio per reagire a tanti segreti che limitavano il loro bisogno di vedere e di sapere, c'erano tanti argomenti proibiti, distruggessero i giocattoli per scoprire come erano fatti dentro. Oppure che, educati come erano tra divieti e castighi, sfogassero su quegli oggetti inermi la rabbia e il rancore che non osavano esprimere agli adulti. Un piccolo aneddoto. Nelle prime pagine della sua autobiografia, intitolata Poesia e Verità, Goethe racconta che da piccolo, verso i 5 anni, aveva gettato dalla finestra i suoi giocattoli, pentolini e tazzine, dice, di terracotta. E, incitato dai vicini di casa molto divertiti da quello spettacolo, aveva continuato con tutto il vasellame di famiglia. Sarà poi Freud, riflettendo su questo racconto, a connettere quell'azione distruttiva con la gelosia per il fratellino, che era nato da poco, che, secondo Goethe, così come era entrato dalla porta, avrebbe dovuto andarsene dalla finestra. Nel clima di Ancien Régime, destinato poi a concludersi con il dopoguerra, c'è una continuità dei giocattoli che si conclude, si supera solo col dopoguerra, i giocattoli giungevano dopo una spasmodica attesa soltanto una volta l'anno, portati da Santa Lucia, il bambino Gesù oppure la Befana. Babbo Natale sarebbe arrivato dopo, con la musica americana e lo shaving gum. L'unica eccezione era costituita dalla festa del Santo Patrono, quando appunto si organizzava le bancarelle di giocattoli. In un mondo grigio e polveroso, determinato dal bisogno e dalla fatica, la meraviglia del superfluo faceva luccicare gli occhi e schiudere le labbra dei bambini in una ingenua espressione di stupore. Convinti che l'erba voglio non cresce neppure nel giardino del re, già sapevano che quel ben di Dio non era per loro. Sin dalla scuola materna le severe poesie di Lina Schwartz li addestravano alla rinuncia, molti le ricorderanno. Una di queste dice: quanti giocattoli nelle vetrine, tutti si fermano, bimbi e bambine, ma si divertono solo a vedere, san già che tutto non si può avere. Dove il tutto veniva di solito a coincidere con il poco o con il niente. Mentre i giocattoli erano tenuti distanti dall'ammonimento guardare e non toccare, il piacere di giocare, contrapposto al dovere di diventare adulti, era stato colpito nel mito nazionale di Pinocchio da una condanna esemplare. Gli sventati monelli, fuggiti nottetempo nel paese dei balocchi, si sarebbero trasformati la mattina seguente in miseri ciuchini, asinelli capaci soltanto di nitrire e scalciare.
Forse Collodi non aveva tutti i torti a diffidare di quella gioiosa trasferta, perché davvero nel gioco i bambini si perdono. Si dice proprio spesso, si perde sempre nel gioco. E sottraendosi almeno un momento all'addomesticamento, tornano nella terra di nessuno da dove sono venuti. Ma si sa, solo perdendosi ci si può ritrovare. Nello spazio vuoto che il gioco crea, appunto sospendendo la realtà, i bambini evocano un mondo tutto loro, costruito proiettando fuori di sé la realtà interiore e introiettando dentro di sé la realtà esterna. Attraverso il gioco gli infanti, che significa appunto senza parola, dapprima parlati dagli adulti, diventano parlanti, ideatori dei loro copioni, registi e interpreti delle loro sceneggiate, liberi impresari del teatro del sogno. Posso avere un po' di... Grazie. Con l'annuncio solenne con cui iniziano molti giochi, facciamo che io ero, i bambini si sottraggono alle identità desiderate e imposte dagli adulti. Come Alice nel Paese delle Meraviglie, attraversano lo specchio e si rifugiano altrove. In questo senso, i giocattoli sono solo un pretesto. Grazie. Perché il gioco li ingloba in un'aura magica e li trasforma e trascende. L'incollocabilità che lo contraddistingue espone il gioco al sospetto di essere, oltre che trasgressivo, anche pericoloso. Il giocatore, spesso sospeso come un funambulo alla fragile corda della fantasia, affronta in ogni momento il rischio di farsi male cadendo a terra, precipitando su quella che viene definita la dura realtà. Nella letteratura accade spesso che un gioco si concluda con la morte del bambino. Muoiono così l'infelice protagonista di Incompreso, Nemeshek, il più fragile, il più piccolo dei ragazzi della via Pal, la dolce ombretta, l'ombretta sdegnosa del piccolo mondo antico. Si salvano invece i bambini miracolati che molti ex voto rappresentano mentre cadono, sorretti dall'angelo custode o sottratti al fuoco da un santo protettore. Piccoli indizi di paura e di speranza. L'educazione tradizionale, disincentivando il gioco e ostacolando il possesso dei giocattoli, si riprometteva di sospingere i bambini a entrare al più presto nel mondo dei grandi. Come si dice ancora oggi, un bel gioco dura poco. A seconda del livello sociale, gli adulti volevano condurli in fretta sui banchi di scuola, dinanzi a una pila di libri, oppure avviarli al lavoro manuale. Le scuole si chiamavano appunto avviamento al lavoro, dove avrebbero utilizzato gli attrezzi del mestiere. Ma per una sorta di compensazione paradossale, la carenza di soddisfazioni reali finivano per incentivare la propensione infantile a fantasticare, a immaginare i giocattoli che non avrebbero mai avuto o che, nel migliore dei casi, avrebbero potuto chiedere in dono la prossima festa. La frustrazione però non è sempre negativa. Entro certi limiti sollecita i desideri, si desidera solo ciò che non si ha oppure non si ha ancora, alimenta i sogni, induce a cercare dentro di sé quello che non si trova fuori di sé. Tra illusione e delusione, i bambini indugiavano nel sogno ad occhi aperti, certi che la realtà li avrebbe ben presto riportati a terra. Scendi dal pero, aggiungono ancora oggi concreti bresciani a chi si concede il lusso di fantasticare. Eppure, è proprio nello spazio dell'illusione che cresce l'albero della creatività, che soffia il vento dell'innovazione, che il necessario si converte in possibile. L'importante è che il virtuale non prevarichi il reale, che il concepire con la mente non escluda il percepire con i sensi, altrimenti sarebbe delirio, che il pensiero della notte non sostituisca quello del giorno. Un'avvertenza che se valeva allora è diventata indispensabile ora, quando i giochi elettronici conducono bambini e adulti nell'universo della simulazione, ove tutto è possibile. Lo spazio elastico
il tempo reversibile, il corpo immune, l'identità intercambiabile, le relazioni fluide, come insegna Bauman. Abbiamo visto finora come si era cresciuti nella dimensione del poco, vediamo ora un altro aspetto, crescere nella dimensione del troppo. Progressivamente, inavvertitamente, siamo passati dalla dimensione del poco a quella del troppo. Col benessere economico, l'amore che si porta ai bambini ha incrementato a dismisura la quantità e la varietà dei giocattoli, che vengono trasformati dalle società dei consumi in merce sempre più affluente e diffusa. Se prima i giocattoli più belli, i trenini Rivarossi, i Meccano di fabbricazione tedesca, le bambole di panno Lenci, le piste per le macchinine erano riservate ai ricchi, scusate perché volano i fogli. La produzione industriale a basso costo li rende, dopo averli semplificati nel materiale e nella forma, prodotti di largo consumo. Pensate, negli anni 50 la bambola vestita come una dama era posta al centro del letto matrimoniale, ora nessuno lo fa più, sono diventati beni quotidiani. Investiti dal miracolo economico, i negozi di giocattoli, ora trasferiti in anonimi centri commerciali di periferia, erano allora tra i più festosi e ammirati della città. Le loro vetrine, in quegli anni, risplendono di proposte allettanti, di suggestioni irresistibili. Fino agli ultimi anni, per i più piccoli erano animaletti di peluche e per le bambine bambolotti simili a neonati, bambole che sembrano coetanei come patatina e cicciobello. In clima di viaggi spaziali i maschi si regalano armi da fantascienza, mitra che sparano razzi luminosi, astronavi che puntano su Marte, piste di allunaggio. Negli anni 70 i più richiesti erano i robot giapponesi, mostri cyborg in cui l'umano si fonde con la macchina, la fantasia con la tecnica. Ma nel mondo dei giocattoli l'evento più strepitoso è rappresentato nel 1964 dall'arrivo di Barbie, una bamboletta col corpo di ragazza che rivoluzionerà il gioco della bambola. Barbie si avvale di infiniti accessori, un guardaroba da diva, due case completamente arredate e poi la spider, la piscina, il camper e da ultimo il computer portatile. La signorinetta californiana incarna i sogni delle nuove bambine, che si riconoscono sempre meno nella figura della mamma che sta in casa e sempre più in quella della single che lavora, viaggia, fa sport, si permette qualsiasi acquisto, o meglio, shopping. E soprattutto conta esclusivamente su di sé. In una piccola inchiesta svolta in alcune scuole materne di Pavia negli anni 90, invitavo le bambine a scegliere tra tre giocattoli: il bambolotto, immagine del passato, la bambola tradizionale, immagine del presente, e Barbie, simbolo del futuro. Inutile dire che quasi tutte scelsero la Barbie. Vestita di volta in volta da cantante, ballerina, dottoressa, atleta, hostess oppure manager, la Barbie esprime ancora oggi le aspirazioni dei genitori e orienta i desideri delle bambine. Sembra incredibile. Scusate. Ma dopo 500 anni ci comportiamo ancora come i genitori della piccola Geltrude, la famigerata monaca di Monza dei Promessi Sposi, cui avevano regalato una bambola vestita da suora per convincerla a entrare in convento. Il triste esito di quella costrizione servirà da monito alle generazioni successive. Con i giocattoli non si scherza. Tornando a Barbie, è interessante osservare che nella sua vita l'innamoramento è marginale. Per non mancare di niente deve avere un boyfriend, l'aitante Big Jim, ma i sentimenti non devono interferire con la sua vita, che ha ben altre priorità, il lusso e il successo.
quel giocattolo di plastica, promotore di tanti sogni e per certi versi veicolo di emancipazione femminile, raggiungerà una diffusione senza precedenti. Da più generazioni il 99% delle bambine ne possiede almeno uno, spesso più di uno. Mentre le camerette rigurgitano di giocattoli, i bambini giocano sempre meno. I primi a scomparire sono i giochi di gruppo, perché gli spazi riservati ai ragazzini, strade, piazze, campetti, cortili e pianerottoli, diventano off limits. Si restringe anche il tempo cosiddetto libero, occupato da mille impegni: la scuola a tempo pieno, la sport, le attività espressive, le integrazioni culturali e così via. I giocattoli si accumulano e i bambini si allontanano. Tuttavia, anche se inflazionati, i giocattoli rimangono il banco di prova, almeno il primo banco di prova, per superare l'innato senso del possesso. È intorno ai primi giocattoli che i bambini comprendono la necessità della condivisione, della solidarietà e della generosità, che imparano a declinare il mio nella reciprocità del tuo e poi nelle forme collettive del nostro, del vostro e del loro, superando così il narcisismo e l'egoismo della prima infanzia. Da un'inchiesta che precede la crisi economica, ma suppongo ancora valida, in quanto anche in ristrettezze economiche non facciamo mancare nulla ai nostri bambini, risulta che i piccoli a Natale chiedono in media 4 giocattoli. Sempre in media ne ricevono 11, 7 di troppo. I giocattoli si regalano ai bambini per tante ragioni. Spesso perché i genitori, soprattutto le mamme che lavorano, si sentono in colpa per le troppe ore trascorse fuori casa. I giocattoli, piccoli e tanti, diventano così il simbolo della loro attenzione e del loro amore. Per quanto graditi, non riusciranno però a sostituirne mai completamente la presenza. Gli affetti non si lasciano mercificare e la quantità trasformare in qualità. In ogni caso, l'eccesso satura i desideri, inibisce la fantasia, impedisce di vivere l'attesa e di sperimentare la felicità che nasce proprio dalla soddisfazione della mancanza. La vita priva di desideri si riduce al presente, a un qui e ora senza passato e senza futuro. D'altra parte, il mondo virtuale che progressivamente prevale su quello reale annulla il tempo. I giochi elettronici sono sempre disponibili. La console si può aprire a tutte le ore e il palmare accendere in qualsiasi situazione, in treno come nell'anticamera del dentista. Ogni volta si può ricominciare, le conseguenze si possono annullare, le immagini comporre e scomporre, evocare e cancellare. Le bambole virtuali vengono composte dalle bambine stesse scegliendo i pezzi del corpo come fossero abiti, e gli eroi dello schermo vivono e muoiono e rivivono basta un clic. Non esistono più giocattoli per ricchi e per poveri, le offerte dei supermarket elettronici sono a disposizione di tutti. Le competenze richieste sono minime e le istruzioni superflue. Il gioco si impara giocando. Inoltre, il corpo del giocatore è coinvolto solo in minima parte. Il gioco elettronico impegna gli occhi, le dita e ovviamente la testa, ma gli arti inferiori potrebbero anche scomparire. In compenso, i tempi di reazione diventano sempre più rapidi, mentre la facoltà di riflettere si riduce a un handicap da superare. Anche nei giochi di fantasia condotti in video, il contesto è prefissato e le scelte predisposte da una invisibile regia che governa il caso, la necessità e i margini di possibilità. Ciascun partecipante può scegliere l'identità che preferisce e gli accessori che desidera, purché si attenga alle regole e rimanga nello spazio virtuale dello schermo. A lungo andare, i giocatori più accaniti rischiano di trasformarsi in ibridi, un misto tra reale e virtuale, di biologia e tecnica, di corpo e macchina. I bambini stanno cambiando antropologicamente. Quelli che noi crediamo di conoscere seguendo gli stereotipi della tradizione, i pregiudizi della cultura, l'inerzia dell'abitudine, non abitano più qui. Il pifferaio di Hamelin li ha portati con sé, lasciando il nostro mondo più povero e solo.
la funzione, grazie, la funzione costruttiva dei giocattoli. Cambiamo di registro adesso, vediamo in un registro un po' più scientifico. Gioco e realtà, dello psicanalista e pediatra inglese Donald Winnicott, è uno dei libri più importanti della psicologia contemporanea. Pubblicato nel 1971, costituisce un testo fondamentale nella preparazione teorica e clinica degli psicologi e degli psicoterapeuti. Ma non solo, è un libro di filosofia che scopre una dimensione nuova nella relazione uomo-mondo. Eppure oggi la sua lettura ci dà l'impressione che di fronte a cambiamenti irreversibili sia diventato per certi aspetti inattuale. Probabilmente i processi psichici che descrive funzionano anche oggi. Tutto sommato non siamo poi tanto diversi dai nostri bambini e tra nonni e nipoti ci si intende ancora. Ma il terzo millennio si sta staccando dal continente del passato, rendendo sempre più antiquati i superstiti del Novecento. Il quadro complessivo è cambiato, anche se lo sviluppo umano comincia sempre allo stesso punto, il rapporto madre-figlio, la loro originaria fusione. Come scrive Freud, in un primo tempo il bambino è la madre e solo successivamente ha la madre. Il passaggio dall'essere all'avere è decisivo per l'individuo e per la società. Il neonato trova nel seno materno la piena corrispondenza tra ciò che cerca e ciò che trova, tra immaginazione e percezione. Ma con la crescita subentrano elementi. Mi è andato fuori posto il tutto. Ecco. Elementi di dissonanza, vissuti di insoddisfazione e inquietudine che progressivamente spezzano l'unità originaria. Ogni separazione è dolorosa e il bambino, staccandosi dal corpo della madre, la base sicura su cui era atterrato, viene invaso dalla paura del vuoto e dall'angoscia della solitudine. La dipendenza totale in cui si trova rende l'abbandono per lui un pericolo mortale. Come reazione cerca allora di aggrapparsi, come tutti i primati, al corpo materno, ma la madre non sempre è disponibile e occorre imparare a sopravvivere alla sua assenza. Per affrontare l'indipendenza, al tempo stesso desiderata e temuta, il bambino cerca allora di equipaggiarsi portando con sé un oggetto privilegiato, scelti tra quelli che lo circondano: una copertina calda, un pigiamino morbido, un peluche usato, come il famoso orsacchiotto, un oggetto simbolo che rappresenti se stesso e la mamma, che riaffermi l'unione che si sta allentando. Quindi il primo oggetto, il primo giocattolo scelto dal bambino è un simbolo dell'unione con la mamma. A questo scopo deve essere un oggetto usato, meglio se consunto e impregnato dell'odore di entrambi, e guai se viene lavato. Come Linus, il tenero personaggio dei fumetti di Schulz, il bambino lo tiene in mano, lo sfrega tra le dita, lo avvicina alla bocca, lo stringe nel sonno, magari appoggiandolo al viso. In certi casi può essere sostituito da una musichetta oppure da un piccolo rituale di consolazione. L'importante è che colmi il vuoto, che si opponga al nulla, che placchi l'angoscia suscitata dall'allontanamento della madre. Questo oggetto bizzarro si colloca paradossalmente dentro e fuori il bambino, tra me e il non me, il corpo e la mente, l'essere e l'avere. Per chi avesse ascoltato ieri la conferenza del professor Bodei, potremmo dire che questo oggetto rappresenta un transito appunto tra l'oggetto e la cosa. L'importante è che non sia una parte del corpo, ma un oggetto esterno che il bambino stesso sceglie e utilizza per ammortizzare la contrapposizione tra realtà interna ed esterna, tra sé e l'altro, tra il tutto e il niente. A un certo punto, difficilmente prevedibile, il giocattolo che il bambino pretendeva fosse sempre disponibile viene improvvisamente abbandonato. Esaurita la sua funzione affettiva, si rivela per ciò che è una povera cosa. Nel frattempo, però, due scopi sono stati raggiunti.
Innanzitutto la mamma si può allontanare senza che il bambino sia travolto dall'ansia, perché la sua immagine continua a vivere dentro di lui nei suoi pensieri. Inoltre, ed è l'aspetto più importante, intorno a questo primo giocattolo si è delineato un terzo spazio intermedio tra la mente e il mondo, un'area trasversale dove la dimensione soggettiva e oggettiva restano separate e tuttavia correlate. Grazie a questa zona cuscinetto, il bambino che gioca passa dal controllo mentale, magico e onnipotente degli oggetti al controllo reale delle cose e diviene capace al tempo stesso di concepire con la mente e di percepire con i sensi. Quest'area intermedia, dove non ci si chiede se ciò che accade appartenga alla realtà interna ed esterna, se sia vero o no, viene mantenuta tutta la vita come sede di intense esperienze, quali la religione, l'arte, le scoperte scientifiche, le proposte innovative. Senza lo spazio transizionale, che si estende intorno al primo oggetto amato e odiato, non ci sarebbero né la cultura né la società umana. E lo spazio della cultura che stiamo condividendo qui tra noi è al tempo stesso oggettivo, reale, nella piazza, ma risuona dentro di noi, è una dimensione interna ed esterna al tempo stesso. Nello sviluppo infantile l'oggetto transizionale viene poi occupato da altri giocattoli meno intimi e solitari, più disponibili a essere condivisi, più idonei a comunicare, creare relazioni, sviluppare sentimenti morali. Ma soltanto alcuni di loro rivestono un significato particolare, come il rocchetto che il nipotino di Freud fa sparire e riapparire da sotto un mobile, accompagnando l'azione con le esclamazioni fort, in tedesco, cioè via, e da, cioè qui, nel tentativo di controllare l'assenza della madre che il rocchetto simbolizza. Nel gioco, ciò che nella vita reale è vissuto passivamente può essere rivissuto attivamente. Tra tanti giocattoli, pochi saranno capaci di rappresentare gli oggetti d'amore lontani e di riparare il vuoto dell'assenza con una presenza concreta, materiale, sensoriale. L'orsacchiotto o la bambola che il bambino spaventato stringe al petto riscalda il corpo e l'anima, garantendo con la sua familiare presenza la continuità del mondo e degli affetti. Nell'universo elettronico, invece, il paese dei balocchi più potente e pervasivo che ora si conosca, il gioco si è reso indipendente dalla fantasia. Per esistere non ha bisogno della creatività dei giocatori, basta quella dei programmatori. I nuovi bambini nascono e crescono così, intrappolati in una rete di figure e di avventure che si snodano senza chiedere il loro consenso. Un luogo impalpabile, sospeso nell'etere, assimila e manipola tutte le fantasie in modo che gli individui si trovano a vivere la stessa vita senza saperlo. Come dice l'antropologo Marino Gnola, è il sogno collettivo di un mondo senza collettività. Di fronte alla potenza della sfera virtuale, quella reale scolora, perde di incanto e di attrazione. Capita sempre più spesso che un ragazzino concentrato sullo schermo di Nintendo, ipnotizzato dagli strumenti iPhone, iPad, iPod, volti le spalle al mondo circostanze che per lui non ha attrattiva. Per riportare tra noi bambini che il flautista di Hamelin ha sottratto alla città, occorre una riflessione che investa l'individuo e la società, l'identità e le relazioni, nonché le cose in quanto mediatori dei rapporti sociali. Per iniziare, potremmo ripensare i giocattoli e i giochi che si suggeriscono, sottraendoli alla gestione del mercato e alla logica dei consumi. In un mondo che invecchia, e invecchia male, ridare ai bambini la creatività dell'infanzia potrebbe essere un progetto possibile e realizzabile, potrebbe essere un'utopia valida per tutti. Alla ricerca dei giocattoli perduti. Prima di concludere un discorso centrato su giochi e giocattoli, vorrei dedicare un momento di riflessione ai bambini coinvolti nel terremoto che in maggio ha sconvolto queste terre.
Indubbiamente, l'improvvisa perdita dei giocattoli, temporanea o definitiva che fosse, deve essere stata per loro un'esperienza particolarmente dolorosa. Successivamente, però, recuperati o acquisiti, i giocattoli hanno costituito una risorsa importante per superare lo stress post-traumatico e ritrovare la calma e la serenità perdute nel crollo della realtà quotidiana. Come insegna la psicoanalisi, il gioco esprime il mondo interno del bambino e i suoi rapporti con gli altri. Come tale, è terapeutico in se stesso. Giocando il bambino si educa e si cura, e i giocattoli costituiscono un farmaco, così come la loro perdita è stata un veleno. Il significato e il valore delle cose che consideriamo nostre emerge pienamente, crudelmente direi, soltanto quando le perdiamo, quando escono dalla nostra sfera di possesso e di controllo. Capita allora che ci disperiamo per quello che non avevamo mai apprezzato prima. Sul vuoto che subentra al posto di ciò che non c'è più, si installa il ricordo con un'evidenza lancinante, come se i sensi cercassero in un tentativo di onnipotenza di restituirci quello che ci è stato sottratto. San Juan dalla Barba Bianca, fam truà quel che me manca, cioè San Giovanni della Barba Bianca, fammi trovare quello che mi manca, implorano i bambini mentre esplorano lo spazio circostante alla ricerca di ciò che è incomprensibilmente svanito nel nulla. Alla luce di questa considerazione, mi chiedo se abbiamo davvero compreso il dolore delle popolazioni che nelle catastrofi ambientali hanno perduto, non voglio qui parlare delle persone, gli oggetti più cari. La sottrazione non causa solo una perdita materiale, ma anche affettiva, una perdita che ferisce la mente e il corpo, che ne resta quasi mutilato. Molti oggetti fanno parte del nostro schema corporeo, costituiscono la nostra immagine come la percepiamo dal di dentro e come ci viene rimandata e confermata dal di fuori. In questo senso è evidente la funzione degli abiti, dei gioielli, degli arredi più prossimi al corpo, come il letto dove dormiamo, soprattutto il guanciale, la tavola su cui mangiamo, la macchina che siamo soliti guidare e così via. Gli oggetti sono un concentrato di storia, una sedimentazione della nostra vita e quando svaniscono portano con sé gli affetti, ricordi, memorie e speranze. E i giocattoli? Poche cose fanno parte della sfera più intima quanto i giocattoli, in particolare i primi, quelli transizionali che il bambino colloca dentro e fuori di sé. Che cosa può provocare in termini emotivi, mi chiedo, perderli di colpo, da un momento all'altro, senza preavviso, senza avere il tempo di farsene una ragione, oppure di prenderne commiato, come avviene di solito alla fine dell'estate, quando i bambini ripongono i giocattoli da spiaggia. Immagino che per i più piccoli, in particolare per quelli che si sono svegliati lontani dalle loro case, non trovare più i propri giocattoli sia stato un attentato ai sentimenti fondamentali, la sicurezza e la fiducia. Poiché il pensiero infantile funziona in modo semplice e assoluto, devono aver pensato, come è sparita la bambola, l'orsacchiotto, la macchinina, tutto può sparire. Certo, la presenza della mamma e delle persone care deve essere stata rassicurante, deve aver dimostrato che non tutto è perduto e che la vita continua. Ma gli oggetti non si lasciano dimenticare facilmente e per superare l'angoscia della loro morte deve essere necessario il lavoro del lutto. Non a caso uso il termine morte perché per i bambini i confini del vivente sono piuttosto labili e tra un gatto reale e un peluche non c'è per loro una gran differenza. D'altra parte, se non sapessimo dare vita alle figure, ai suoni, alle parole, alle cose inanimate, non ci sarebbe neppure cultura. È proprio la capacità della cultura di produrre simboli capaci di sostituire l'assenza, dobbiamo alla relativa serenità dei bambini colpiti dal terremoto. Giustamente, la costruzione di ludoteche, di spazi attrezzati per farli giocare, è stata una delle prime preoccupazioni dei soccorritori. Deve essere stato difficile superare il senso di estraneità, rendere familiare un tendone o un prefabbricato rispetto alla rassicurante intimità delle proprie stanze,
così come sostituire i giocattoli, dei giocattoli qualsiasi a quelli usati e amati. Ma penso che l'accoglienza, l'empatia, la comprensione e la creatività degli educatori e degli animatori possa fare miracoli. Se lo stress post-traumatico, che sappiamo dura almeno un anno, sarà superato, molto si deve alla dimensione ludica dell'assistenza psicologica. La resilienza è resa possibile dalla condivisione della sofferenza, che nel dialogo, fatto anche di semplici gesti, trova la sua stazione di partenza. Io comprendo solo ciò che condivido, sostiene la scrittrice tedesca Christa Wolf. E condivisione vuol dire in questi casi mettersi nei panni del bambino, soffrire e gioire con lui. Non si tratta soltanto di ritrovare proprio quel giocattolo, di rimediare a quella specifica perdita, spesso impossibile, ma di renderne possibile la sostituzione. Il bambino che ha recuperato sicurezza e fiducia proietta su un'altra cosa, a sua scelta però, quel fascio di affetti che aveva riservato ai primi amori. La stessa funzione può essere svolta dai videogiochi? Credo proprio di no. Giocare sullo schermo, superare le sfide poste dalla programmazione, può servire a distrarre, eccitare, stimolare le capacità intellettuali, ma il corpo rimane inerte e il cuore gelato. Solo i giocattoli tradizionali, mi verrebbe da dire in carne e ossa, sono capaci di mettere al mondo il mondo, così che la vita possa ricominciare e il dolore di ieri trasformarsi nella forza di domani. Con questo augurio concludo il mio discorso e vi ringrazio per il vostro ascolto. Grazie.